Allora, io sono Sergio, ho 72 anni già compiuti, sono qui nel quartiere dal 52, sono nato in Viale Trieste, in una soffitta, adesso si chiama mansarda, allora era soffitta. Allora, io sono Giulia, ho 28 anni e sono fotografa. E in questo momento sto svolgendo anche servizio civile qua a Cultur perché sono tornata da poco qua a Bolzano, in quanto gli ultimi anni li ho passati viaggiando per il mondo con lo zaino in spalla. Casa intesa come famiglia sì, la considero qui a Don Bosco perché non solo sono nata io e quindi passato appunto tutta l'infanzia dove abita la mia famiglia, ma proprio famiglia allargata, nel senso che anche mia nonna abita in queste zone, l'altra mia nonna, una zia ha vissuto qui per un periodo, quindi io ho i ricordi di famiglia, anche magari le occasioni più importanti come potevano essere il Natale, occasioni dove ci si rincontrava tutti, erano comunque all'interno del quartiere Don Bosco, quindi Bolzano e Don Bosco. Io abito in via Bari, no? Quindi anche la via Bari di per sé, con i negozietti o le semirurali, per me quello è la figura di casa, diciamo. Tu Io non come cambierei quartiere, quel Don sei, Bosco per me è Shanghai, perché allora si chiamava Shanghai questo posto qua, ce lo chiamavano Shanghai. Sergio? La mia epoca era invece, è ancora Bronx, no? Spesso mi sono sentita di là, nel Bronx abito io. È Allora stato un a cambio. Shanghai qui c'era una marea di casette piccole, abbiamo ancora 2 o 3 esemplari, ma era tutto formicaio qua, te entravi dentro nel quartiere delle semirurali. Se non conoscevi il posto, te non uscivi più, era come andare a Casbah. Tante volte mi è stato detto, mio Bari, nel Bronx, in quel quartiere, un po' quasi guardato dall'alto verso il basso. Però io mi sono sempre trovata bene, non mi è mai successo niente, e conosco tutti un po' i commercianti della mia via, c'è stato il negozio dove andavo a comprare i quaderni quando ero bambina, quindi ogni volta che lo vedo, bene o male, un sorriso mi scappa, Dalla perché mi fortunata ricordo, nel esatto, dalla Bari. fortuna del mio Bari. Poi c'era la latteria di via Parma dove dopo la scuola si Sì, passava per prendere da magari le caramelline o un panino, sì. Renato. E quindi per me sì, rappresenta tutto un percorso di vita, una parte di vita dove ho vissuto e sono cresciuta, ecco, questo per me è Don Bosco. Io ricordo del quartiere, per dire, le processioni che facevano nel quartiere, ma no, una cosa proprio sentita dal quartiere, tutte le finestre addobbate con tutte queste bandiere, queste cose. A me piace il quartiere, la vita nostra era il cortile, non si viveva nel cortile. Ho un ricordo fisso di mia mamma che veniva a prendermi alle elementari e andavamo appunto al parco giochi dove c'erano anche tutti gli altri compagni di classe e proprio stavamo ad oltranza, cioè fino a che veniva buio, venisse buio e si giocava al parco giochi, per quanto abbia qualche anno in meno di Sergio, però Sì. anch'io No, quando ero piccola io noi si non giocava avevamo il per parco giochi strada. quando c'ero io. Il primo parco giochi l'hanno fatto che io avevo avuto 12-13 anni, più o meno, ed era in piazza Matteotti, dietro le case verso la ferrovia. Avevano creato un parco delle case popolari, per i bambini si giocava, c'era una vasca, era una fontana dove noi si faceva il bagno, si usava come piscina. Io ricordo, per esempio, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, quando nevica, ormai non nevica più, una volta nevicava sempre, qua in novembre c'era già la neve adesso, e facevano dei grandi mucchi di neve in mezzo alla piazza, perché la piazza era tutta libera, non c'erano strade, era una piazza enorme. Quella casa gialla lì era in mezzo alla piazza. Pensa quanto era grande la piazza Don Bosco. E facevano dei mucchi enormi di neve e noi, come immaginate, tutto il quartiere era lì. Io penso che sarebbe da fare più centri giovanili per i ragazzi, dove ci si fanno i compiti, dove giocano, dove fanno tante cose. Io ho visto fare tante cose, ho fatto tante cose anch'io con loro, e i ragazzi sono una risorsa per il quartiere.
Mi piacerebbe però magari che ci fossero più spazi per promuovere la cultura o per magari organizzare incontri a tema artistico o anche informativo e magari anche più spazi che spieghino un po' cos'è stato questo quartiere e che renda tutti, che sensibilizzi tutti, no? Più sulla storia di dove vivono coloro che vivono appunto qui a Don Bosco. Bisognerebbe dare più la possibilità alle vecchie generazioni, chiamiamole così, di spiegarsi, di far conoscere magari i propri desideri o semplicemente anche le proprie necessità qui all'interno dell'ambito del quartiere. E questo magari potrebbe essere preso in considerazione proprio dalla giovane generazione, che potrebbe essere quella che poi appunto va incontro ai bisogni dei signori o di coloro che sono più grandi. E potrebbe essere un modo appunto per metterli in contatto e poi per creare uno scambio, no? Tra qualcosa che, in modo che tutti e due possano ricevere qualcosa. E magari appunto. Così si potrebbe, conoscendosi meglio all'interno del quartiere, si potrebbe creare qualcosa che è di utilità a tutti. Di vedere un quartiere di giovani contenti, felici, che quello che sta dicendo lei che dovrebbe succedere però. Di vedere un quartiere moderno dove c'è rispetto, dove i giovani sanno cosa fare, dove andare, dove combattono le malattie del quartiere, le malattie della società di oggi. E riuscire a portare più istruzione e educazione, perché, ma che non deve essere per forza istruzione scolastica, assolutamente no, ma un'educazione proprio alla vita, no? E secondo me con quella poi si risolverebbero tantissimi problemi che ci sono attualmente.